Ciao ragazzi, io sono Red e oggi, come avete letto dal titolo, recensiamo due pistole che hanno una linea veramente fenomenale, una delle più belle che io abbia mai visto. Hai finito di far casino? Stiamo parlando della IK6 e della IK7, che come potete vedere hanno un design e una linea veramente fenomenale. Sigla che poi partiamo. Se quelle sono delle pistole le più belle, vuol dire che non è bella. Red, ma io ho la pistola X che nessuno conosce, che è molto più bella. Prima di entrarci nelle particolarità, nelle caratteristiche di queste pistole, patch del giorno, che è... Mettila a fuoco, che è questa bellissima patch offerta da questo signorino qua. Grazie mille, ci invita a continuare a tenere duro nonostante il periodo sia difficile e noi lo ringraziamo. Finito con la patch del giorno, facciamo un piccolo discorso sul tiro dinamico e perché le pistole da tiro dinamico siano leggermente diverse da quelle che può utilizzare la polizia, un privato cittadino, l'armata rossa o l'esercito in generale. Le pistole da tiro dinamico hanno due elementi principali che sono estremamente importanti per chi li utilizza: essere abbastanza leggere e maneggevoli, ma soprattutto precise. La maneggevolezza è ovviamente perché chi fa tiro dinamico deve correre e utilizzare l'arma mentre si corre o mentre si è in movimento, è molto difficile se questa non è ergonomica e soprattutto leggera, in modo tale da potersi posizionare, entrare in puntamento in maniera semplice. E allo stesso tempo la precisione è ovviamente necessaria, in quanto vengono utilizzate per colpire bersagli a diverse distanze, e tutte le volte che l'operatore spara e non colpisce il bersaglio o colpisce con poca precisione il bersaglio, perde dei punti. Quindi questi due elementi sono estremamente importanti. Per noi che giochiamo a soft air, ovviamente questi due elementi sono abbastanza simili, in quanto anche per noi sarà necessario ovviamente essere veloci nel puntamento, avere una pistola che sia ergonomica per poter entrare in puntamento in maniera semplice, e ovviamente la precisione non fa mai schifo a nessuno. Per farvelo vedere meglio, vi invito ad avvicinarvi e venire a scrutare con me l'anima di questi oggetti. Prima cosa che salta all'occhio, come ho detto all'inizio del video, è la linea, che è sì molto accattivante, ma ovviamente poco tattica, se così si può dire, in quanto ci sono un sacco di scanalature che vanno ad alleggerire il carrello e rendere la pistola più leggera. Non hanno nessuna funzione particolare se non renderla veramente figa come estetica. Come vi ho fatto vedere, non avremo tutto il carrello che si muove sopra la canna, ma solamente questa parte posteriore. Questo, come nella recensione della Luger della settimana scorsa, vi permette di avere un pochino più di precisione e di avere un minor rincuore culo, e soprattutto utilizzare meno gas, in quanto la parte che si andrà a muovere è solamente questa qui, posteriore. Vedete? Tac. Molto molto carino, ed è un sistema che sto apprezzando veramente tanto. Sempre dal punto di vista estetica, troviamo il grilletto, il cane, la sicura dorsale e il ricevitore dei caricatori cromati, altro elemento che rende la pistola veramente figa, ma che è veramente solamente estetico. Il caricatore dei ricevitori è stato ampliato in modo tale da permettervi di ricaricare in maniera più veloce, altro elemento tipico delle pistole da competizione. Altra feature molto interessante sono le tacche di mira. L'attacca di mira posteriore infatti può essere regolata in alto, cosa che non sempre si trova ed è una caratteristica in più che mi ha fatto molto piacere. L'attacca di mira invece frontale in fibra ottica, altro elemento che mi è piaciuto veramente tanto perché su questa pistola ci sta proprio bene. Troviamo anche un RIS sotto la canna che ci permette di attaccare svariati accessori, da una torcia, un laser o magari un bel paramano, visto che la pistola è lunga. Tutte le finiture sulla pistola sono state fatte al CNC. Per quanto riguarda gli interni, la pistola invece è equipaggiata con un nuovo sistema blowback che vi permette quindi sostanzialmente di avere un rinculo più realistico, senza però avere il problema di non riuscire a controllare la pistola. Quindi rinculo più realistico, ma allo stesso tempo sempre controllabile e facilmente utilizzabile, grazie anche a una ergonomia veramente curata di tutti i componenti, che ha preso sicuramente spunto, come vi ho detto prima, dal fatto che questo genere di pistole vengano usate per il tiro dinamico. Guardiamoci di nuovo il carrello che si chiude. Oh sì. Per quanto riguarda la sicura, come vi ho detto prima, la troviamo ovviamente sul corpo della pistola meccanica, quindi che si può andare a impostare. Nota interessante che è ambidestra, quindi tranquilli, se siete mancini figlio del demonio la trovate anche dalla vostra parte comoda, ma anche dorsali, in modo tale che se provate ad andare a premere il grilletto senza premere questo dorsale qui, non potrete andare a sparare. Se invece lo premete, tac, la pistola va a sparare. I caricatori della pistola sono i vostri standard caricatori da green gas, non hanno nulla di particolare. Carino che abbiano il fondo un pochino grosso, che va a riempire la parte sottostante al ricevitore dei caricatori e che quindi dà armonia alla pistola. Veramente bella, ragazzi, questa mi sta piacendo fin troppo. Ve la metto giù così.
Passiamo adesso alla IK7. Come potete vedere, sostanzialmente nel look è abbastanza simile alla sorella. Il ricevitore dei caricatori non è più argentato, ma è quello normale, quindi per infilare il caricatore non sarete così aiutati come poteva essere per la 6. Non troviamo tutti i dettagli argentati che c'erano sull'altra, fatta eccezione per il cane ovviamente e la canna. Quello invece che ha da vantare rispetto alla sorella, oltre ovviamente a una canna più lunga, è questo bellissimo spegnifiamma, che ha una funzione molto particolare che probabilmente non molti di voi conoscono. Questo spegnifiamma qui vi serve per un motivo molto particolare. Le scanalature che vedete non sono perché se lo tirate in faccia a qualcuno gli fate molto male, anche se in effetti non si può dire che non sia vero, ma più che altro perché nella versione ovviamente vera, quando vogliamo sparare alla serratura di una porta, se non abbiamo questo sistema qui, tutto il gas che esce dalla punta della canna e che non si libera nell'aria ma viene quindi intrappolato tra la punta della canna della pistola e la porta a cui stiamo sparando, spinge la pistola indietro e ce la fa volare via di mano. Grazie a questo sistema qui invece, quando andiamo ad appoggiarla sulla serratura e andiamo a sparare, il gas, grazie alle scanalature, passa ai lati e quindi la pistola non ci scappa di mano. È una cosa carina che hanno aggiunto e che esteticamente a me non dispiace, anzi la rende ancora più incazzata e violenta. Siete pronti a fare il John Wick della situazione, a sparare via le maniglie delle porte e spaccare il naso a qualcuno con la vostra IK7. Sì, che poi a forza di citare film di John Wick potrebbero anche cominciarci a pagare un attimo di soldini, gli facciamo una pubblicità che la metà basta. Bene, come avete visto, il punto forte di queste pistole è sicuramente una linea molto accattivante, molto particolare, che si va un attimino a scostare dalle vostre solite 1911 Beretta M9A3 Glock o pistola a molla del cinese. Quindi in sostanza avete delle pistole che hanno delle funzionalità ottime con un'ergonomia spettacolare. Se ci aggiungiamo anche uno stile dal punto di vista estetico veramente figo, perché parliamoci chiaro, ditemi che non è una delle cose più fighe che abbiate mai visto. Cioè è fenomenale ragazzi, è veramente molto molto accattivante. Poi voglio dire, anche rossa spara sicuramente meglio delle altre, perché la macchina rossa è sempre quella più veloce. Insomma ragazzi, per le conclusioni finali non sto qua ad allungare il brodo. Sono pistole veramente particolari che offrono una serie di vantaggi che vanno dalle funzionalità interne ottime fino a una linea e un'estetica veramente accattivante. Quindi a 360 gradi sembro quello della banca Mediolanum costruita intorno a te per dare più valore ai suoi valori. Insomma, vi invito a passare in negozio e venirla a vedere di persona, perché ne vale veramente la pena e sono sicuro che come me vi innamorerete al primo sguardo e le inviterete fuori a prendere una bellissima cenetta in centro sotto i Navigli, e poi dopo sappiamo tutti come va a finire: stanza d'albergo e poi macchietta in mura. Non so se posso mettere queste cose, ormai YouTube è diventato così, non so mai se posso fare una battuta o non farla. Bene, se siete interessati a comprarlo, volete farvi un'idea più chiara, trovare tutte le specifiche della pistola, le trovate qui sotto in descrizione, c'è il link che vi porterà sul nostro sito online, spediamo in tutta Italia, lo ricordo sempre, quindi non fatevi problemi ad ordinare, chiamarci, sentirci, chiedere ulteriori informazioni, siamo sempre a vostra disposizione. Fate un salto su Instagram mio, del negozio e di chiunque altro ci sia qua sotto, compreso il ragazzo della pezza della settimana, che gli farete sicuramente piacere. Iscrivetevi ai nostri social, lo dico tutte le volte, è estremamente importante. Qui da Red è tutto e noi ci vediamo sabato con pillole di soft air. Stay angry.